Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. L'Austria si è qualificata ad Euro 2024 grazie alla vittoria sull'Azerbaigian ottenuta a Baku, una vittoria che garantisce così uno dei due posti insieme al Belgio del gruppo F. Oggi si giocherà in Inghilterra, a Wembley precisamente, la sfida tra Italia e Inghilterra, mentre l'Ucraina affronterà Malta. Entrambe le partite si giocheranno alle 20:45. Alle 17:45 al Druso di Bolzano, invece, l'Italia Under 21 affronterà la Norvegia. Dopo l'esonero di Patrick Von Leeuwen, lo Shakhtar Donetsk ha deciso di puntare su Dario Scernà come allenatore ad interim. Cambio della guardia invece per il Rangers, che si è affidato a Philippe Clement come guida della squadra. Per quanto riguarda il tennis, Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Stoccolma ha battuto in 3 set 4-6, 6-3, 6-4 il serbo Dusan Lajovic. Giulio Gepiteri è stato invece sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni dell'ATP 250 in svolgimento ad Anversa dal francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 7-5-7-5. All'ATP di Tokyo, Alexander Zverev è stato sconfitto dall'australiano Jordan Thompson per 6-3-6-4, mentre Marcos Giron ha vinto contro il giapponese Nishioka con il punteggio di 7-6-4-6-6-1. Passiamo al WTA, Lucrezia Stefanini ha battuto Camila Rossatello al Jamie Open Maastricht con il punteggio di 5-7-6-3-6-1. Sara Errani, nel medesimo torneo, ha battuto la slovena Zidanskek con il punteggio di 6-2-6-7-6-3. Per quanto riguarda invece il WTA che si sta svolgendo a Nankan, il WTA 250, Vera Zvaranova ha vinto 6-1-6-2 contro l'olandese Arjen Aranto. Passiamo al cricket. L'Italia nella Championship Week europei T10, sempre di cricket, a Malaga. La nazionale ha vinto contro i Paesi Bassi, team campione europeo in carica. Per quanto riguarda invece il Taekwondo, alla Croazia Open l'Italia ha conquistato un oro grazie a Ilenia Elisabetta Montoni nella categoria 53 kg, un bronzo con Martina Corelli nella categoria 49 kg, sempre un argento con Cristina Gaspa nella categoria 62 kg e un bronzo con Antonio Falco nella categoria 68 kg. Chiudiamo questa edizione con l'atletica, il keniano Titus Ekiru, vincitore della maratona di Milano nel maggio del 2021, è stato sospeso per 10 anni per doping e per aver ostacolato le indagini. A comunicarlo è stata la Commissione Etica della Federazione Mondiale.